Sì, grazie Presidente. Un atto sicuramente condivisibile che raccoglie un pochino il lavoro che abbiamo fatto con le commissioni mobilità e soprattutto urbanistica, con la Presidente Iorio, per recuperare questo progetto di questa importante stazione a Giardino di Roma e iniziare a recuperare anche i fondi che a suo tempo erano stati destinati. Sappiamo quanto sia importante la Roma Lido, quanto è importante lavorare sulla Roma Lido, lo stiamo facendo attraverso il PUMS, abbiamo trattato più volte l'ipotesi di trasformare la Roma Lido da ferrovia regionale a vera e propria metropolitana, a linea E appunto, e quindi in questo contesto sarebbe opportuno e sicuramente utile inserire tutta una serie di stazioni, pensiamo anche a quella di Torino Mezzocamino e così via. Quindi è importante procedere su questa strada, abbiamo anche sottoscritto l'atto dei colleghi perché penso che determinati temi debbano andare oltre ovviamente le appartenenze politiche, debbano essere sostenuti insieme perché sono fondamentali per i quadranti della nostra città e quindi lavoreremo, abbiamo anche in programma altre sedute di commissione proprio per cercare di trasformare poi questo progetto in realtà, perché la stazione è sentitissima, è voluta dai cittadini e quindi merita tutto il nostro impegno a tale scopo. Quindi ovviamente il voto del gruppo Capitolino del Movimento 5 Stelle sarà favorevole.